vostre cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Anche se il portavoce non ha dato alcuna conferma ufficiale, pare che l'operazione sia stata condotta congiuntamente da due squadre di forze speciali dell'accordo di Queensland. Ora che il ministro è andato al sicuro in una località segreta, si sposta sulle possibili ripercussioni del suo salvataggio. Da più parti si spera che il ministro riesca a ottenere un maggiore supporto per l'esercito russiano e la popolazione che subisce le conseguenze. Dove sono? Calmati, è tutto ok. Rilassati. Andrà tutto bene. Li abbiamo fregati. Ci siamo riusciti. Gli uomini supereranno sempre le macchine. Purtroppo hai subito ferite molto gravi. Sei stabile, ma non ti riprenderai presto. Chi sei? Sono io, Taylor. Forse è ora che ti svegli, non trovi? Zurigo Centro, capolinea. Ehi! Ci sei? Bentornato. Taylor. Sì. Sai che ti sta succedendo? È un sogno? Beh, in un certo senso. Diciamo di sì. Del resto puoi sempre svegliarti. 12 dicembre 2054, ore 7:30. Siamo a bordo di un treno privato diretto a Zurigo, alla sede centrale della Coalescence Corporation. Il nostro carico è un prototipo per la ricerca neurale dell'accordo di Wislo. In sostanza, si tratta di un software autonomo che è in grado di riscriversi per interfacciarsi con qualsiasi altro sistema. Roba all'ultimo grido per l'epoca. Destinata a rivoluzionare un gran numero di applicazioni civili e militari. O così sarebbe stato se il treno fosse arrivato a destinazione. Alle 7:31 un gruppo di terroristi ha fatto esplodere un ordigno sul treno. L'attentato è costato anni di ricerche nel campo della robotica. Devi sventarlo. Non è reale. È impossibile. Che mi sta succedendo? Ora sei in uno stato di coma indotto necessario per l'intervento chirurgico. Hai un nuovo congegno in testa. Si chiama DNI, un'interfaccia neurale diretta. Ne ho una anch'io che mi permette di comunicare con te. La DNI è ciò che collega la tua mente al tuo nuovo corpo e al mondo che ti circonda. Siamo connessi. Questa è una simulazione nelle nostre menti. Ma hai ancora molto da imparare. RPG! 11 dicembre 2054, ore 11:30. Le forze di sicurezza di Zurigo ricevono una soffiata anonima sul nascondiglio di un gruppo di terroristi. Purtroppo gli svizzeri fanno l'errore di sottovalutare la potenza di fuoco di quegli stronzi. Vengono colti alla sprovvista.
e ne escono a pezzi. Risultato? Il treno fa boom. Ricordi Diaz? Forse sì. Ti farà prendere confidenza con le nuove cose che puoi fare. Comunicazione, fratello. Dobbiamo sincronizzarci. Ehi, Taylor! Brutto coglione! Non ha sentito un cazzo. Se voglio parlarti, la DNI trasmette su un canale protetto. Non devo neppure pensarci. Ma... sappi che... non ti conviene apostrofare Taylor come ho fatto io. Concerebbe peggio di quei robot. Ok. Vediamo se ci riesci, senza fare la fine di quegli svizzeri pieni di buchi come il loro formaggio. Ok, via le sicure. Fai fuori tutti quegli stronzi. A destra. Non c'è mai una sola strada. In alto, in basso, a destra, a sinistra. Ogni soluzione ha i suoi vantaggi. DNI ti fornisce informazioni essenziali per analizzare meglio il campo di battaglia. Passa alla modalità tattica. Bene, sfrutta la mobilità avanzata. Ci vuole un po' per prendere la mano, ma migliorerai col tempo. Provaci pure. Ho scommesso su di te.
modalità tattica evidenzia razzi, granate e altre minacce in arrivo. Qualcosa lampeggia in rosso? Scappa. Restiamo qui! Vedi gli indicatori rossi e gialli? Sono le zone pericolose, quelle da cui è meglio stare alla larga. Ci sono rinforzi al camion. La modalità tattica è condivisa da tutta la squadra. Se uno di noi vede qualcosa, lo vedono tutti, anche attraverso le coperture. Abbiamo gravi perdite! Avanti!
Occhio alle munizioni. Riforniscici se necessario. La DNI non aiuta solo a comunicare tra noi. Ci permette di interagire con molti sistemi informatici, come ad esempio quelli delle unità robotiche più semplici. Invece i robot bipedi più sofisticati sono un altro discorso, fratello. Quei figli di puttana hanno una mente collettiva. Prova a violare e controllare tutta quella roba. Pam! Addio cervello. Ma questi... sono una passeggiata. Avanti. Prova a violare. Scopriremo che c'è oltre questo muro. Vedere una cosa grandiosa. Distruggi quelle vasche. Thank you.
Fai saltare il generatore, così possiamo entrare. Forza, andiamo! Rifornisciti ogni volta che vedi una cassa di munizioni. Meglio non ritrovarsi a combattere senza proiettili. Bersagli, secondo il tempo. Se ti piace combattere con stile, usa violazione remota su quelle torrette. Non arrendetevi! Daremo il Sfrutta l'ambiente, distruggi quelle vacche!
rilevante. Una volta dentro, interfacciati con il terminale centrale. Scarica più dati che puoi. Ehi, calma. Va tutto bene. Ferma un po'. Respira e dimmi cos'è successo. Ero in Etiopia. I robot. Ho rivissuto tutto. Che mi sta succedendo? Cazzo. I tuoi sensi fanno riemergere ricordi vividi. Rievocare suoni, immagini, parole di canzoni. Pensare a cose a cui non pensavi da anni. La DNI rende tutto più intenso. Piccole interferenze nelle ottiche. Calibrare i tuoi farmaci. Fidati. Starai bene. E adesso? Adesso interfacciati con quel terminale. Dopodiché potrai estrarre ed elaborare le informazioni in un batter d'occhio. Ok. Avevano un'infiltrata, alla quale scenso. Grazie a lui avevano tutto il necessario per superare la sicurezza del treno. Quegli svizzeri ci hanno messo 6 ore a scoprire questa informazione. Risultato? Il treno fa boom. A te sono bastati 6 minuti. Sarebbero stati 5, se non avesse dato di matto quando ha visto quei robot. Bene, e adesso? Ora troviamo quel bastardo. Avvertito dai suoi amici terroristi, l'infiltrato si era preparato. Aveva dei robot da guerra belli grossi. E così le forze di sicurezza di Zurigo si sono fatte fregare. E il treno fa boom. L'abbiamo perso. È andato. Ricordi la specialista Saraol? Sarà lei la tua prossima guida. Fa tutto quello che ti dice. L'ho addestrata io stesso. È un'esperta di intelligence, fin dai tempi in cui serviva ancora qualcosa. Prima delle DNI bisognava leggere libri. All'Accademia Taylor me ne ha fatti leggere tanti. Beh, certe conoscenze vanno apprese, apprezzate. E ci vuole tempo. Tempo che spesso non abbiamo. Ok, recluta. Da qui in poi la simulazione devia dagli eventi storici. Ma non per questo sarà meno reale. Usa l'immaginazione. Ti mando le sue coordinate. Forza, non perderlo. Occhio, nemici al secondo piano. Riesco ancora a vederlo. All'ultimo avvenimento. Sei in gamba, recluta. Usa quel cartellone per oltrepassare il treno Maglev. Il bastardo si muove ancora. Gire, recluta!
via! Prendilo, recluta! Occhio a dove metti i piedi, è un bel salto. Non avrai una seconda occasione, prendilo! È la tua occasione, prendilo! Non è andata bene, eh? Temo che il nostro bersaglio finirà all'altro mondo nel giro di 15 secondi. Non deve accadere. Prima ci servono le informazioni. Dubito che sia nelle condizioni di parlare. Non deve parlare. Ha una DNA. Proteggendole con vari protocolli di sicurezza, la DNA registra e archivia le esperienze vissute dal suo proprietario. Solo in casi molto estremi è possibile estrarre queste informazioni con la forza. Puoi introdurti nei ricordi delle persone, nei pensieri, nel subconscio. In questo modo scoprirai i piani dei terroristi. Ho la sensazione che ci sia un ma. Devi sapere che questa procedura è molto traumatica per il soggetto, al punto che l'ingresso nel suo subconscio può indurre la morte cerebrale. Ucciderlo. Credimi, è un brutto modo di morire. Tanto morirà comunque, l'hai detto tu stessa. In più, è un terrorista di merda. Poco fa non sapevi niente. E adesso? So dove sono. Usano i vecchi tunnel ferroviari per pianificare l'attacco. Gli svizzeri hanno impiegato settimane per scoprire tutto questo. Secondo te cosa sto per dire? Risultato? Il treno fa boom. Sai prendere decisioni difficili quando devi. Ora possiamo andare avanti. Qui ci sparano addosso! Dove sono i nostri rinforzi? Gli svizzeri avevano rintracciato i terroristi qui. Stavolta è andata ancora male. Sei ancora qui, Cazzo. A questo punto dovrò dare quel centone a Diaz. Il simpaticone e lo specialista Maretti ti farà capire che ora puoi fare il culo a tutti come ti pare e piace. Ricorda che ci manca l'ultima tessera del puzzle. Come cazzo hanno portato gli esplosivi sul treno? Quindi è tutto a posto. Quando sarà finita, mi dovrai un centone. Torniamo a noi. Come sai, noi Black Ops abbiamo il vantaggio di poter accedere a tutte le nuove armi sperimentali. Senza armi non si può combattere di certo, ma con la DNI, la tua mente diventa l'arma più potente. Facciamo casino. Bel lavoro. Rompo le palle alla persona sbagliata. Siamo fregati. Granata. Allora ci sai fare.
Questo si chiama combattere! Di te un vero soldato. Usano dei fumogeni. La visione avanzata è utile quando sei al buio o in mezzo al fumo. Vai così!
La festa non è finita. Andiamo. Ci sono dei robot sopra quel vagone. Distruggili. Siete pezzi di merda! Che siano entrati nell'impianto idrico da qui. Seguimi. Giù la testa, cazzo! Sei in gamba, ma non immortale. Se ti becchi un colpo in testa, muori come tutti. È chiaro? Così! Bel lavoro.
Faremo di te un vero soldato. Allora ci sai fare! Puoi farcela! Grande fratello! Ora interfacciati con quella porta. Dove mi trovo? Nel luogo in cui è successo tutto. Il computer dovrebbe dirci come sono riusciti a portare gli esplosivi a bordo. Interfacciati. I robot hanno violato i robot di sicurezza. Loro hanno portato gli esplosivi a bordo. Era il progetto di ricerca neurale dell'accordo di Winslow. Se non fosse stato per il timore di altri attacchi come questo, non saremmo neanche arrivati al programma Cyber Soldato. Ci siamo! Sono le 7:25. Hai circa 5 minuti. Non è la prima volta che sei qui. Prova a cambiare la storia. Occhio ai civili, stai sparando un po' a casaccio. Credimi, tutti i robot vanno considerati ostili, come tu lo sei per loro. Occhio ai fianchi, arrivano dalle finestre!
assicuri di attendere istruzioni. Se i nemici si avvicinano dai lati! Poi nel vagone sotto di te. È protetto da 15 centimetri di nanotecnologia di contenimento, ma servirà poco quando la bomba è libera. Conviene muoverti. Hanno pensato a tutto. Se provo a violarlo, a spostarlo o a sganciare il vagone, salta in aria. È impossibile. È troppo. Anche con un computer nella testa non c'è tempo. È semplicissimo. Non c'era modo di impedire l'esplosione e salvarsi.
La TNI ti mostra tutte le opzioni, ma aspetta a te decidere cosa sei disposto a sacrificare. A volte bisogna rassegnarsi. Taylor, come sta il paziente? Bene, come previsto. Mi aspetto di meglio. Lo sai. È tornato. Ti stanno preparando all'intervento. Andrà tutto bene. Hendrix non è rimasto ferito in missione. Si è offerto volontario. La crescente prevalenza di droni e robot da battaglia ha ridotto di molto l'uso di fanteria umana. Come ho già detto, al momento non abbiamo altri commenti. Continueremo a seguire la strada della negoziazione diplomatica. L'accordo ha negato l'invio di truppe nella regione, dichiarando di preferire una soluzione diplomatica alla crisi in atto. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri alleati per fornire tutto il supporto tattico necessario. Da quant'è che lo fai, Hendrix? 5 anni, più o meno. Lo credo anch'io. Ti fai mai domande sul futuro? No. Mi conosci. A me va bene tutto.